Ho una serie di consigli, la saggezza di 25 anni di successi ed errori nell'industria della ristorazione. Ho qualche suggerimento anche per il crescente numero di persone che stanno considerando di diventare chef professionisti come seconda carriera. Anzi, dispiamoci di voi per primi. Allora, volete diventare chef? Volete veramente, veramente, veramente diventare chef? È vero che se ne parla tanto, è vero che siamo diventati un po' tutti dei piccoli maniaci riguardo al cibo, alla gastronomia, tutti ormai siamo diventati dei cuochi provetti, tutti ormai ci sentiamo autorizzati a parlare di ricette. Secondo me c'è anche una parte buona in questa mania, alla fine l'attenzione per il cibo e per la qualità del cibo è una cosa giusta. Senza esagerare, il romanzo di Bourdain, devo dire, è molto interessante perché racconta anche di una fase pre-mania ossessiva, no? Riguardo al cibo. Racconta, è un romanzo molto rock and roll, è la sua avventura che va dagli anni 70 in poi, e quindi lo ritrae in questa specie di percorso quasi infernale. Da una cucina all'altra, anche cucine, insomma, umili, non di ristoranti stellati. Ma credo che la molla principale sia il fatto di calarsi nella voce e forse anche proprio nel corpo. Di un altro, cosa che mi succede un po' quando faccio l'autore per altri, quando scrivo canzoni per altri, mi succede di godere di questo piacere un po' perverso del mettersi nei panni dell'altro. Io sono molto amante anche di certe cose, programmi radiofonici, radiodrammi, io sono un po' uno anni 70 da questo tipo, punto di vista, quindi mi piace ad esempio quando guidando in macchina sento raccontare delle storie da voci più o meno interessanti, ma comunque mi piace sentire una voce che mi racconta delle storie. E quindi, insomma, credo che diventerò un sempre più attento fruitore di audiolibri.